Buonasera, questo video per fare la solita e consueta panoramica generale sulle principali borse internazionali a chiusura di settimana, chiusura di ottava, oggi venerdì 30 ottobre. Partiamo dal mercato italiano, qui davanti abbiamo il grafico giornaliero del Future FTSE MIB e vediamo che abbiamo passato una settimana d'inferno con alcune sedute molto pesanti da meno 3 e meno 4%. Eravamo ad inizio settimana molto vicini a quota 19.000 e in realtà oggi venerdì a fine della settimana addirittura abbiamo aperto in gap down a 17.500, quindi abbiamo perso in totale 1.500 punti. Per fortuna la seduta di oggi è stata una seduta positiva, però è al momento inserita chiaramente all'interno di un trend ribassista sia di breve che di medio termine. Diciamo che ci sono buone possibilità la settimana prossima di assistere ad un rimbalzo, magari una configurazione, un tentativo di configurazione a V che però potrà avvenire solo sopra il superamento di quota 18.000, quindi bisognerà andare in breakout al superamento di 18.000 nella speranza che ci sia qualche seduta positiva durante la settimana prossima, perché il movimento, dobbiamo ammetterlo, come al solito quando è in discesa è molto veloce, ma quando è in salita è molto più lento, quindi durerà qualche seduta con obiettivo 18.500. Dovesse essere perso invece il livello di supporto a 17.500, qui purtroppo si va diretti a 17.000. Passando al DAX, il mercato tedesco, vediamo che rispetto al mercato italiano, sebbene il trend sia altrettanto negativo sia nel breve che nel medio termine, ma questo ormai vale per tutti gli indici internazionali, mi sembra di poter dire che il DAX sia stato anche peggio e più debole rispetto al nostro FIB. Lo si vede anche nella giornata di oggi, dove siamo andati molto giù a testare un supporto sul livello 11.300, poi per fortuna nell'intraday si è riusciti ad avere un rimbalzo e a riportarsi verso l'11.500, che sono le quotazioni attuali in serata, ma effettivamente qui abbiamo al momento un ostacolo principale sul livello 11.600 e uno superiore al livello 11.700, due soglie psicologiche molto importanti, quindi qui il rimbalzo ci potrà essere la settimana prossima come auspicabile e anche forse abbastanza prevedibile, ma sono sopra 11.700. Passando oltreoceano al mercato americano, con lo Standard & Poor's 500 vediamo che l'impostazione grafica è decisamente diversa rispetto ai mercati europei, anche se però il trend rimane comunque negativo soprattutto nel breve termine più che nel medio, e per cui la cosa più rilevante che è avvenuta questa settimana è la rottura ribassista dell'indicatore super trend sul livello 3.324, che ha scatenato ovviamente un'ondata di vendite. C'è debolezza sul mercato americano, sono ovviamente in attesa delle elezioni del presidente degli Stati Uniti, per cui è attesa altrettanta volatilità sia nella giornata di lunedì che martedì che anche mercoledì, visto che si vota martedì. Questo tutto molto dipenderà da chi verrà eletto, e a quanto pare questa discesa dei mercati è dovuto al fatto che probabilmente è scontata
una elezione di Biden. Direi che comunque finché il mercato tiene la soglia del 3.200, che è un minimo che è stato realizzato lo scorso 24 settembre, le cose in un certo senso potrebbero continuare ad andare abbastanza bene, nel senso che da lì è possibile attendere un rialzo, altrimenti il rialzo, se verrà prima come è auspicabile, con un'eventuale elezione di Trump che potrebbe dare spinta al mercato rialzista anche prima, già durante la prossima settimana, il long è sopra il livello 3.300. Passando alle commodities e in particolare al petrolio, beh, è avvenuto quello che nell'analisi precedente speravamo non avvenisse. Per altro canto, questa settimana la situazione della pandemia è peggiorata un po' in tutto il mondo, globalizzata, le misure di contenimento sono state inasprite e questo ovviamente provoca una diminuzione del consumo di energia e di conseguenza una maggiore offerta rispetto alla domanda, perché si sa che i prezzi delle commodities sono dati esclusivamente dal rapporto domanda-offerta, quindi minore domanda di petrolio e di conseguenza un calo delle quotazioni. Calo delle quotazioni che effettivamente è pericoloso. Avevamo un'importante resistenza a 41,50, ma ormai è davvero molto lontana, ma soprattutto abbiamo rotto, ecco sta qui la pericolosità, abbiamo rotto a ribasso anche il supporto dei 36 dollari al barile, per cui adesso il mercato potrà solo scendere, ovviamente con qualche seduta ancora forse in trading range di assestamento e forse qualche seduta di rimbalzo, però la violazione di questo supporto a 36 non fa certamente ben sperare per i rialzisti. Forse è un po' tardi per mettersi short, anche perché il target a 35 è già stato raggiunto, ma non è escluso che nelle prossime settimane, qualora la situazione rimanesse questa o addirittura peggiorasse, si possa arrivare ad un target verso 33-33,50. Non è invece sostanzialmente cambiata l'impostazione grafica dell'oro, che rimane sempre piantato nell'intorno dei 1900 dollari l'oncia, 20 punti in più, 20 punti in meno. Rimangono al momento ancora abbastanza delineati, chiari, fissi e fermi i livelli di supporto, che è questo quadruplo minimo sul 1850 e al rialzo la resistenza di 1942. Quindi finché rimaniamo all'interno di questa congestione, all'interno di questa lateralità, non c'è molto trading da fare. Sconsigliato anche il trading intraday, in quanto il mercato è abbastanza schizofrenico. Quindi short sono sotto 1850, anche se, e quindi espongo personalmente, credo che non ci arriverà, mentre invece credo che ci stiamo assistendo ad una lunga e prolungata fase di accumulazione che possa invece tentare di andare a rompere al rialzo la resistenza di 1943. Ovviamente questo non dico la settimana prossima, probabilmente forse nelle prossime settimane, forse nei prossimi mesi, forse entro fine anno, per andare un'altra volta a toccare quota 2000. Infine uno sguardo alle valute, in modo particolare al cambio euro-dollaro, a questo cross. L'analisi fatta la settimana scorsa e anche nelle precedenti si è rivelata assolutamente corretta. Questo è un mercato che si sta muovendo assolutamente in laterale, con una ciclicità
abbastanza chiara, diciamo che 2 settimane sale, 2 settimane scende, 2 settimane sale, 2 settimane scende. Avevamo detto la settimana scorsa e anche la settimana ancora prima che il livello 1.1884, 1.1885 sarebbe stata una resistenza molto sentita dal mercato, e effettivamente da quel momento il cross è sceso, rompendo anche, violando anche l'indicatore super trend. Questo movimento ribassista, diciamo che è quasi arrivato, nel senso che tutto sommato manca ancora poco a raggiungere un target che potrebbe estendersi fino a 1.1610, 1.1611. Questo mercato si muove in un modo tale per cui l'unica strategia, anche guardando un grafico daily, rimane quella di vendere sulle resistenze. Quando arriva a determinati punti in alto che non riesce a superare, bisogna vendere, andare short. Quando arriva a certi punti in basso che non riesce neanche in questo caso a violare, bisogna comprare e andare long. Quindi strategie di natura contraria: vendere sulle resistenze, comprare sui supporti. Quindi il mercato in questo momento sull'euro-dollaro, francamente, ritengo che sia un po' troppo tardi per andare short, ma lo aspetto a 1.16, 1.16.10 eventualmente per mettermi in posizione long. Io vi ringrazio per l'attenzione e buon trading a tutti.